Ed eccoci qua ragazzi, siamo alla Coppa, primo turno d'andata contro queste bestie qui, veramente c'è Ubersch che gioca, mamma mia. Rubesch, Wimmer, Beckenbauer, Babel, madonna, andiamo va ragazzi. Cambiato totalmente lo schema, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ritorna Ferrante, pompato, lo voglio provare, vediamo cosa succede. E niente ragazzi, andiamo. La vincente di questa coppa non devo ancora strutturare, ma presumo che la Champions League la farò stile Coppa Konami a 16 squadre, perché non si possono mettere 32, è troppo un delirio. Devi mettere troppe squadre, devi mettere le prime 8 dei 4 campionati. Sono troppe. Beh, si potrebbe anche fare, tanto che cazzo te ne frega. Però vedremo, vedremo. E si parte, Gabetto. Benedetti. A me piace far giocare un po' tutti. Cravero, Castigliano. Pallone a Grezer. Castigliano. Dobbiamo cercare di giocare con intelligenza contro di loro perché in campionato ci hanno distrutti. Palla verso Ubersch, bravo Benedetti, indietro a Cravero, con calma, lo facciamo girare e allarghiamo da questa parte. Rigamonti, Zaccarelli, palla per Martin Vasquez, la tiene, tocca ancora lì indietro, Zaccarelli, e palla per Rigamonti, tocca in direzione di Ballarin, si fa vedere, riceve Marco Ferrante. Mette in mezzo un bel cross, Vasquez non ci arriva, ancora Ferrante, bravo ad aprire da questa parte. Vediamo se mandiamo al tiro Castigliano, tiro di Castigliano, mamma mia, è parata. Bel toro, fin qui, qui non ci sono riserve, qui è un campionato così, giocano tutti. Zaccarelli, Gabetto, si fa anticipare, Dufrel. Dorfel, dai dai, guardate cosa fa, guardate, guardate. Pallone a Darkwing, Grieg, indietro, Weinmeier, lancia dall'altra parte, ancora per Mortuing. Attenzione, bravo, qui ad anticipare poi Cravero, grandissimi, bravi. Poi sbagliamo però in uscita, siamo leggermente lunghi, pallone rilanciato e va a recuperare Ballarin. Ballarin può avanzare e tocca in direzione di Marco Ferrante, molto mobile Marco, l'ho voluto mettere così. Ballarin, ancora Marco Ferrante, manda ancora la palla qui per Martin Vasquez, poi Gabetto, stop tiro e ancora la parata del portiere dell'Amburgo, bravissimo a pressare qui, bravo Marco. Sta facendo un buon movimento, un buon lavoro. L'ho messo come... calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Vabbè. Meglio per noi. Proviamo a metterla in mezzo. Anzi, facciamo lo schema che uso ogni tanto nella master. Due ricevitori portano via, guardate, uno e due uomini dall'aria e poi tu vai a fare cross in mezzo con treno o scatto. Noi richiamiamo, guardate, eh. Tanto per disorientare e poi battiamo subito. La mettiamo in mezzo, devi al portiere dell'Amburgo. Castigliano ancora, palla. Che danza pericolosa. Scusatemi. Pallone ancora in mare, Litkov, Benedetti, grande anticipo, poi Martin Vasquez. Fa andare Gabetto, Gabetto. Vabbè, lasciamo perdere, era fallo lì. Zaccarelli mediana va a chiudere, attenzione ancora l'Amburgo, palla lunga, attenzione che siamo messi un po' male qui, bravissimo, grande Ballarin, va, tunnel, mamma mia, e poi Zaccarelli mi sbaglia, era più regista Zaccarelli, era più un centrocampista avanzato, non va bene farlo giocare qui, non è fuorigioco, pallone in mezzo di Ferrante. Aveva fatto un buon lavoro.
Ancora Posial che lancia in avanti, Benedetti la tiene, bravo. Si arretra bene tutti insieme. Ancora Ballarin, poi sempre per la mia troppa veemenza nel dare via il pallone. Ho fatto un fioretto, ragazzi, che poi vi dirò, vedremo se funzionerà, se resisterò. Avete già capito forse cosa. Non riguarda il gioco, riguarda la salute, perché sono veramente stufo di buttare soldi. Palla Ballarin. Tocco in direzione di Marco Ferrante e niente da fare. Pallone ancora movimentato dall'Amburgo. Scusatemi se tossisco, ma avete già capito che voglio smettere di fumare, insomma. Ancora il tiro, mi sono rotto le palle. Attenzione! Grezer manovra bene, poi Martin Vasquez, subito il toro veloce. Qui Ferrante non è un velocista. Pallone che recupera l'Amburgo, sta cominciando a macinare gioco, attenzione. Lejzkov, arbitro che come spingi lui, per lui è fallo. Ancora pallone in avanti, attenzione, Gabetto. Questo era fallo, niente da fare, non l'ha dato. Mamma mia, incredibile, veramente. Come puoi perdere le partite su questi arbitraggi? Davvero, è scandaloso sto titolo, scandaloso, non si può proprio più giocare e più guardare sta roba qua. Gabetto, pallone a Ferrante, la gira, ancora Marco, fa andare adesso Gabetto, si perde. In un bicchiere d'acqua, Beckenbauer, mamma mia, tanta roba Beckenbauer, è nazionale tedesco, all'epoca. Attenzione, qui sbagliamo l'appoggio a uscire come sempre. Poi Martin Vasquez prova a portarla via. Accede ancora per Ferrante che però vabbè, con Beckenbauer. Fallo. Ah, strano che ce l'ha dato a noi. 37esimo, 0-0. L'Amburgo è la squadra più forte fino adesso che ho trovato. Pallone in avanti, Cravero, prova a manovrare. Grezer, è fuori gioco qui. Si ritorna però a giocare. Ancora Amburgo, attenzione. Poi Castigliano cerca di. Questo è fallo, non quelli che ti inventi. Riparte Babel, mette in mezzo questo pallone, ancora il tiro, adesso stavolta Bacigalupo vola e respinge in calcio d'angolo. Amburgo sempre un osso duro da affrontare. Beckenbauer prova a metterla in mezzo, attenzione, palla verso Cravero e meno male che si allunga la palla, poi Zaccarelli rincorre Letikorov. Mette di nuovo in mezzo Letrico, Cavero la respinge ancora e può ripartire il toro. Troppo basso Ferrante, perché sta lì? Cosa fa lì? Pallone ancora dall'altra parte, si rilancia in avanti, Rigamonti. Proviamo a salire un po', ragazzi. Palla Grezer. Bravissimo, tocca in direzione di Martin Vasquez. Martin Vasquez ancora per Marco Ferrante. Niente da fare. Secondo tempo lo togliamo. Non funziona. E allora andiamo a toglierlo. E andiamo a farci il nostro schemino. Funziona se vuoi tenere la partita sullo 0-0 questo. Eccolo qui. Questo. Però, ragazzi, dobbiamo stringere un po' di più. E Ferrante adesso, tanto a parte che vanno fuori tutte e due Gabetto e Ferrante, abbiamo Bellotti e Casagrande, mettiamo loro due. Allora facciamo, aspettate, Martin Vasquez, Bellotti e questo, poi togliamo Grezer centrocampista, Castigliano centrocampista, togliamo Zaccarelli e ci mettiamo Meroni seconda punta. Ok.
Andiamo così, vada come vada, pazienza. Partita d'andata, vedremo. Ferrante veramente vale poco, eh. Riparte ancora l'Amburgo, qui sbaglia e poi Benedetti che lancia subito il pallone qua verso il Gallo. Attenzione che il Gallo fa molto movimento, viene anticipato, rinvia verso Ubersch. Bravi qui, bravo ad allargare anche da questa parte per Grezer. Grezer, palla a Casagrande, avanza Casagrande, tocca Meroni, mamma mia, la farfalla tira fuori. Santo Dio. Andiamo avanti. Sten. Ma ancora questa parte Rigamonti chiude. Roberto Cravero. Cravero allarga. Bisogna giocare con testa, bisogna giocare con calma. Pallone a Grezer. Grezer prova a far andare, ma male, male qui. Attenzione dall'altra parte, non salire Benedetti. Ecco, esce subito Bacicalupo, blocca e rinvia subito. Grande, grande reattività di Baci. Pallone ancora a questa parte, Gigi Meroni, Meroni, Meroni. Questo è fallo, non viene fischiato. Andiamo avanti. E se mi incazzo comincio a farli io, glieli spacco tutti, eh. Graziani. Martin Vasquez, pallone, sì, Graziani al Gallo, gira molto bene per Cravero, ancora Meroni in posizione regolare, gol! Grande Gigi Meroni, e finalmente il suo primo gol con la maglia del Toro. Questo qui pensate che è morto attraversando davanti a un tram a Torino negli anni 70, 60, e lo prese sotto quello che fu il presidente del Torino, Romero, non so se ve lo ricordate, e solo noi potevamo dargli in mano una società di calcio gloriosa come il Toro, in mano a un testa di minchia come quello lì. Posizione regolare, c'era quello basso a sinistra che lo teneva in gioco, e Torino che segna il gol, molto importante. Poi vabbè, il ritorno in Germania sarà una battaglia sicuramente. Ancora Rigamonti, grande azione del Toro, e Gigi Meroni mette dentro il suo primo gol con una maglia che ha onorato fino alla fine degli ultimi giorni che aveva di vita, purtroppo dovuti, ripeto, a una grande disgrazia, anche umana, soprattutto umana. Rilancia in avanti, De Frel, attenzione, eh! Ecco la palla qui ancora, riprova a salire il Toro. Madonna, il Gallo quanto è forte. Palla adesso qui, Casagrande, mamma mia, la scimmia del bungalow, la scimmia del grande fratello, Dio, che è. Questo sì che era Toro, questi sì che erano giocatori, cazzo. Casagrande ancora, palla a Meroni, cross di Meroni, Gallo Bellotti, mamma mia, che stile il Gallo, mamma mia. Lancia ancora in avanti dell'Amburgo, Ballarin, attenzione qui, questo è veloce, chiuso, grandissimo Grezer, e rilancia in avanti, anticipati, dobbiamo abbassarci un po'. Attenzione, Leikov, palla Posipal, insiste l'Amburgo, il Torino cerca di chiudere gli spazi. Attenzione, qui c'è il buco e c'è il pareggio, era nell'aria, sbagliato il posizionamento, e questo è un gol che fa male perché c'è andata e ritorno. Pallone Casagrande, dobbiamo subito reagire. Martin Vasquez, palla Ballarin, Ballarin attende rinforzi, non ci sono, si lancia adesso Vasquez, servito, vai Martin, vai, la mette in mezzo, Casagrande, traverso, ma guardate che sfiga, lancia ancora in avanti, ancora Toro, adesso giochiamo con la rabbia della puta madre. Cazzo di Wister qua, puttana merda.
Grok, lancia in avanti, Benedetti, bravissimo, riparte il toro, andiamo, Castigliano, Castigliano, Belotti, Belotti, si gira il gallo, anticipato, c'ha a che fare con quello lì, attenzione, chiude, deve chiudere Grezzer, subito Bacigalupo, attenzione qua, troppo corti e lenti sti passaggi, Rigamonti, Castigliano avanza il toro, pallone qui ancora a Gallo Bellotti, data molto bene, e niente da fare, Gallo non riesce a muoversi oggi. Mamma mia, sono rimasto senza fiato. Entra Zé Roberto, mamma mia. Guardate come marcano uomo. Yeboah anche, la vuole vincere, la vuole chiudere l'Amburgo. Tutti marcati a uomo, guardate, molto alto l'Amburgo. Vabbè, dai, proviamo a risalire. Grezzer, tocca ancora per Casagrande, gira per Gallo Belotti. Gallo Belotti manda il cross Roberto Cravero, e niente da fare, se l'è allungata. E niente, ragazzi, con questi mi sa che andremo fuori, ma va bene così. Tanto le prime quattro, se farò la Champions, vanno dirette in Champions League. Quindi, se arriviamo anche ai quarti, va bene. Perché vincere questo scudetto di questo pseudo campionato. Attenzione qui, pallone bendato, sbagliato. Un pallone bendato alla cieca, però. Benedetti recupera. Attenzione, Gallo Belotti lanciato. Le balle lì, il contrasto di Fedura vincono. 85esimo. Ancora Torino. Bravissimo a rilanciare in avanti. Lasciamo perdere gli scontri perché veramente scandalosi. Prova a salire adesso. Cravero in qualità di terzino. Non è Gallo Bellotti. Bellotti si gira. Niente da fare, chiuso. Sanno che è pericoloso, quindi. Guarda, guarda che mi ha tolto il giocatore. Avete visto? C'ero io su quel pallone. Questo è lo script di merda di sto titolo del cazzo. Titolo di merda schifoso. E finirà così. E finisce 1-1, ragazzi, l'andata. E niente, ci salutiamo e forse riprenderò con la Master più tardi. Ci sarà un grande scontro, Juventus-Milan. Andiamo a vederci i risultati di queste 16 squadre. Fiorentina che vince, mamma mia. Stella Rossa. Se passiamo Galatasaray o Tottenham. va bene, ragazzi, andiamo avanti e niente. È così. Va bene. Ci salutiamo qui e ci rivedremo poi non so quando per il ritorno. Ciao ciao.